sono dei poteri oscuri che cercano di nasconderti uno degli indicatori più importanti per un investitore di dividendi. Una specie di setta nascosta non ti vuole fare conoscere lo YOC. YOC, che è la parte più importante dei dividendi? Ma non lo so, lo scopriremo adesso, ne parliamo in questo video. Ciao a tutti, sono Pasquale e questo è Risparmio e bentornati in un nuovo video del vostro antipaticissimo o simpaticissimo, comunque amichevole sicuramente, investitore e risparmiatore della porta accanto. Oggi andiamo a parlare di un indicatore che molti trascurano quando vanno a parlare di dividendi, ma che in certi punti e in certi sensi anche, è anche importante tenere sotto controllo. Parliamo dello YOC, YOC, non è il nuovo nome di Yoda di Guerre Stellari. Cos'è? Allora, una premessa da fare è obbligo. Un investitore consapevole, prima di investire in qualcosa, deve capire se quel qualcosa si sposa con la propria strategia. Questa è una cosa che ripeto ogni video in cui vado a fare analisi di titoli o analisi di indicatori, perché secondo me è una cosa che molti trascurano. Non tutti siamo uguali nella vita, così come negli investimenti, ma ognuno è diverso e ha dei differenti approcci, delle differenti modalità di investimento, ha anche dei differenti obiettivi da raggiungere, per cui bisogna fare molto questa ben diversificazione delle cose. Come sempre non sono un consulente finanziario, per cui sto solo fornendo le mie opinioni, che sono considerazioni semplicemente di natura personale. E poi, cosa ancora più importante, non bisogna mai puntare su un'unica metrica, ma interlacciare diverse metriche, diversi dati e diverse tipologie di considerazioni prima di mettere i soldi a rischio in un qualsiasi asset, qualunque esso sia. Cos'è lo YOC? Lo YOC è lo Yield on Cost ed è una misura del dividend yield calcolata dividendo il dividend yield attuale, quello di adesso, per il prezzo inizialmente pagato per un'azione. Lo YOC, lo Yield on Cost, può crescere in modo significativo nel tempo se la società aumenta regolarmente il dividendo. Quindi investire in aziende che aumentano costantemente i propri dividendi è un modo per gli investitori a lungo termine di massimizzare lo yield on cost, e questo è una di quelle cose che piacciono tanto a Gianluca Ranieri Baldini, cioè quelle cosiddette aziende che sono dividend growth. Ecco, sono quelle che danno un yield on cost maggiore nel tempo. Come funziona lo yield on cost? Questo mostra il rendimento da dividendo associato al prezzo iniziale pagato per un investimento. Per questo motivo le azioni che hanno aumentato i loro dividendi nel tempo possono offrire degli yield on cost molto elevati, soprattutto se l'investitore ha tenuto il titolo per molti anni. In effetti non è insolito per gli investitori a lungo termine possedere azioni i cui attuali pagamenti di dividendi sono addirittura superiori al prezzo originale pagato per il titolo, magari producendo un yield on cost di 100% o superiore. Vuol dire che se ho investito in un'azione che vale 50 euro, magari quell'azione adesso mi dà 50 euro di dividendo, il 100%. Come dicevo prima, le aziende da dividend growth, quelle che piacciono tanto a Gianluca Ranieri Baldini, sono quelle che danno maggiori vantaggi quando si applica come indicatore lo yield on cost. Fattori importanti da considerare però quali sono? Nel valutare i rendimenti dei dividendi, gli investitori devono sempre fare attenzione a non paragonare, come si suol dire, le mere con le pere. In particolare, solo perché lo yield on cost di un titolo è superiore all'attuale rendimento da dividendo di un'altra società, questo non significa che il titolo con yield on cost più elevato sia necessariamente l'investimento migliore. Questo perché la società con alto yield on cost potrebbe effettivamente avere un rendimento da dividendo corrente inferiore rispetto ad altre società. Inoltre, un'azienda che aumenta il suo dividendo non è detto che sia in salute, ma potrebbe solo aumentare il dividendo per attirare gli investitori e non perderli per strada, per cui per non far calare, diciamo, il valore delle proprie azioni. Ovviamente, come ho detto prima, ma tendo a ribadirlo anche adesso, non bisogna basare mai un investimento su un singolo parametro o una singola metrica. Mai, mai, mai. Non bisogna confondere il dividend yield, che è il rendimento attuale da dividendo, con lo yield on cost, che è basato sul prezzo originale di acquisto. E facciamo degli esempi, perché magari uno si può confondere. Supponiamo che questa azienda famosissima, la Riganello S.p.A., io sia stato un investitore e abbia comprato 50 azioni a 55 euro o 55 dollari per azione. Se supponiamo che il titolo scambia attualmente a 70 dollari e paghi dividendi annuali di 1.56 per azione, cosa succede? Il rendimento da dividendo della società sarebbe di 2.2%, 1.56 per azione di dividendo diviso il prezzo delle azioni correnti di 70 euro. Tuttavia il mio yield on cost è del 2.8%, 1.56 euro di dividendo per azione, basato sul costo del mio acquisto iniziale, che sono 55 dollari. Se la Riganello S.p.A. aumentasse il dividendo dell'8% a 1.68 dollari per azione, il mio yield on cost salirebbe al 3.1, 1.68 dollari di dividendi per ogni azione, basato sul costo iniziale di acquisto, che è di 55 dollari per azione. Ovviamente da tenere in considerazione è che lo yield on cost aumenta quando la società aumenta il proprio dividendo, ma ovviamente va a diminuire
quando la società va a tagliare il proprio dividendo. Ovviamente se si vanno a fare dei reinvestimenti di dividendi o si comprano nuove quote, le informazioni sulla base dei costi possono diventare più complicate man mano che si effettuano nuovi acquisti aggiuntivi di partecipazioni. Questo perché ovviamente il prezzo medio di carico va a cambiare. Fortunatamente tutti i broker ormai al giorno d'oggi ti vanno a fornire le informazioni di base sui costi per ciascuno dei tuoi acquisti, o magari ti danno un prezzo medio di carico in modo che tu possa valutare il tuo yield on cost. Un altro esempio: supponiamo che nel 2016 ho investito $100,000 nella Pasquale SPA, altra azienda molto famosa, e ho acquistato azioni al prezzo di $73 per azione. La società ha pagato dividendi di $1.56 l'anno, con un rendimento iniziale del costo di 2.14% e un reddito da dividendo annuo di circa $2.137. Se Pasquale SPA, questo bravo ragazzo, aumentasse il dividendo dell'8% all'anno dal 2017 al 2025, per cui per 8 anni di fila, lo yield on cost del mio investimento raddoppierebbe da 2.14% a 4.27%, perché ovviamente si va a basare sul prezzo d'acquisto iniziale. Per cui invece di generare $2.137 di reddito da dividendo all'anno, il mio investimento iniziale originale di $100,000 a $73 per azione oggi mi andrebbe a dare circa $4.272 di reddito da dividendo per anno. Se i dividendi ovviamente fossero andati ad essere reinvestiti in questo periodo, il reddito futuro sarebbe ancora più alto, perché si andrebbe appunto a fare ad aumentare la quota capitale delle azioni che possediamo, pur tenendo in considerazione che poi il prezzo medio di carico andrebbe ad aumentare. Questo è un vantaggio fondamentale che l'investimento nella crescita di dividendi ha rispetto all'acquisto di obbligazioni con tassi di interesse fisse, perché mentre le azioni sono investimenti molto più volatili, un'obbligazione paga sempre quella quota, quella cedola, magari il 2%, il 3%, ed è sempre quella cedola che andrà a pagare in futuro, indipendentemente dall'inflazione. Alcune considerazioni qui sono importanti. I titoli da dividendo, quelli di qualità, offrono l'opportunità di guadagnare entrate più elevate sul nostro investimento originale nel tempo, ma non accade da un giorno all'altro. Il cosiddetto interesse composto è la pazienza che Warren Buffett tanto predica. Un aumento dello yield on cost deriva da una società che cresce il proprio dividendo, che lo va ad aumentare. Oltre a fornire un reddito più elevato in futuro, le società che aumentano costantemente i loro dividendi tendono ad avere forti record di performance track. L'indice Standard & Poor's Dividend Aristocrats ha sovraperformato il mercato di circa il 3% l'anno nell'ultimo decennio. Oltre ai vantaggi di un maggiore reddito da dividendo nel tempo, un portafoglio che vede il suo yield on cost aumentare probabilmente apprezza anche il valore. L'aumento del dividendo è spesso, ma non sempre ovviamente, segno di un business che continua ad essere sano ed in crescita. Un valore di portafoglio in aumento offre agli investitori una maggiore flessibilità lungo la strada, perché potrebbero decidere di vendere le loro partecipazioni attuali e reinvestire in azioni che offrono magari rendimenti più elevati, con conseguente reddito corrente ancora maggiore quando ne hanno bisogno. Per cui arriviamo ad alcune considerazioni finali. Allora, lo yield on cost ci dice poco sul potenziale di crescita futuro di un'azienda e ovviamente anche sui fondamentali aziendali sottostanti. Informa semplicemente un investitore se il dividendo di un titolo è in aumento o in calo da quando l'investimento è stato acquistato per la prima volta, o comunque rispetto al prezzo medio di carico, e non dovremmo necessariamente estrapolare il passato. Cosa ancora più importante da valutare è dobbiamo evitare di innamorarci di un'azienda semplicemente perché ha un alto yield on cost, così come per nessun'altra azienda bisogna innamorarsi. Bisogna essere degli investitori, bisogna per cui essere poco inclini ad innamorarsi delle aziende. Ogni investitore dovrebbe resistere alla tentazione emotiva di detenere un titolo per un alto yield on cost se l'investimento non è più attraente. C'è sempre un costo opportunità da considerare nella detenzione di un titolo, ed è importante ricordare che il reddito da dividendo è solo una parte dell'equazione del rendimento totale. Anche io che predico l'investimento in dividendi so benissimo che se un'azienda va a perdere i fondamentali per i quali ho investito, la devo mollare da un giorno all'altro. Non me la sono sposata. Il mio obiettivo è possedere aziende in grado di far crescere costantemente i loro utili nel lungo termine per fornirmi un reddito da dividendo in aumento e un portafoglio più prezioso nel tempo, dato anche dalla crescita del valore delle azioni. Per cui questa è una metrica che io utilizzo, ma che non è fondamentale nella scelta nelle mie aziende. È una metrica che mi permette di valutare l'azienda dopo che l'ho acquistata, che mi permette di far capire se il mio investimento mi sta dando un dividendo più alto di quello per il quale magari avevo deciso di fare l'investimento. Per cui non è una metrica fondamentale per valutare un'azienda, ma è una metrica fondamentale per capire se l'azienda ci sta dando il nostro profitto così come lo volevamo. Bisogna valutare l'azienda sempre prima per il proprio business, per quello che produce, se ha dei vantaggi competitivi, se ha un proprio balance sheet, che è importante. Per cui ricordiamoci sempre che, come ho detto all'inizio del video, non è un indicatore che ci indica se l'azienda è buona, ma un interacciarsi
un'interpolazione di varie metriche, varie considerazioni che ogni investitore consapevole dovrebbe fare. Bene, non so se conoscevi lo yield on cost e se non lo sapevi, per favore fammelo sapere qui sotto nei commenti e soprattutto fammi capire se questo contenuto è stato di tuo gradimento lasciandomi un pollice in su, che fa tanto bene a me, perché me l'ha detto il medico, se ti lasciano i pollici in su stai meglio. Poi ovviamente se sei nuovo sul canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Bene, anche per oggi è tutto e ti aspetto al prossimo video. Ciao!